oggi in questo scenario fatto di sole, ma soprattutto di amicizia, ci troviamo qui a Capo Calavà per trascorrere appunto la giornata dell'amicizia, rivolta soprattutto alle persone non abili. Qui davanti a me, accanto a me, c'è la dottoressa Saggio, la quale è stata una delle promotrici, una delle fondatrici del gruppo Unitalsi a Gioiosa. Le volevo chiedere, dottoressa, che cos'è l'Unitalsi? L'Unitalsi è un'associazione formata da persone laiche come me, che ci prodighiamo a portare i malati a Lourdes e nei santuari internazionali. Unitalsi significa Unione Nazionale Trasporto Ammalati, Lourdes e Santuari Internazionali. Ecco cosa significa la parola. È stata fondata circa 150 anni fa. Noi immodestamente continuiamo la tradizione. Gioiosa Marea è la prima persona che ha fatto parte di questa associazione, è stata la signorina Lilla Orioles. E lei a poco ci ha coinvolti a uno. Una volta entrati nel gruppo è molto difficile uscirne, perché è come se Lourdes ti afferrasse, ti aggrappasse, è come se ogni anno si sente il bisogno inspiegabile di tornare a Lourdes e dare il proprio contributo. A Lourdes ci sono diverse cose da fare, prima di tutto c'è il viaggio in treno, che sono due notti. Adesso hanno messo il viaggio in aereo, è una cosa molto più veloce, però la vera tradizione è il viaggio a Lourdes in treno, dove implica l'assistenza continua con i propri fratelli meno abili. Lì ognuno di noi ha il suo compito. Io posso parlare del mio compito, io faccio le piscine. Le piscine è quanto di più che posso dire? Più complicato? No, più sublime si possa fare, perché noi vediamo la persona non nuda fisicamente, ma nuda nell'animo, e da loro impariamo tante di quelle cose che quando torniamo abbiamo tutti un altro aspetto. Poi a Lourdes c'è il lavoro alla sala, sarebbe dove si aiuta a preparare il pranzo e a dare da mangiare agli ammalati, e poi ci sono le sale dove si cura, andare a aiutarle a spogliarsi, a vestirsi, a lavarsi, rifare i letti, fare i bagni e aiutarle a vestire soprattutto. Insomma, il nostro lavoro è molto bello perché ci coinvolge in pieno con le persone che hanno tanto bisogno di avere conforto, soprattutto morale, perché la maggior parte delle persone che vengono a Lourdes non hanno nessuno, e quei 5 giorni che passiamo assieme per loro è come una carica, perché pensano, si ricaricano per tutto l'anno e pensano il prossimo viaggio. Un conforto umano sicuramente. Le volevo chiedere questo, l'Unitalsi, mi è sembrato di capire, si differenzia in ambiti, ognuno delle sorelle opera in un ambito diverso, è così? Sì, ognuno delle sorelle e dei fratelli barellieri si divide in tanti, si divide perché ha tanti compiti. Come ho detto già precedentemente, c'è il gruppo che fa le piscine, che cura il bagno ai malati, spogliare, vestire, l'immersione. Ci sono altri che curano l'accompagnamento, stanno nelle hall degli alberghi, delle sale, clinica, dove, o ospedale come dir si voglia, e pensano di portarli in giro. Ci sono altre sorelle barellieri che pensano di per dar da mangiare, curare l'alimentazione, e altri fratelli che stanno proprio nella parte notte o giorno, che pensano alla pulizia, al rifacimento dei letti, delle camere, e soprattutto nello spogliarli, vestirli e fare il bagno. Poc'anzi lei ha asserito che si sta vicino alle persone non abili dal punto di vista morale. Io credo che invece proprio questo trasporto sia legato più al valore umano, alla necessità di potersi non confrontare, ma di potersi avvicinare all'altro, perché è proprio questo che manca oggi nel diversamente abile, la possibilità di poter coesistere
in seno agli altri, in seno a un gruppo. Sbaglio? Se noi abbiamo questa voglia di stare insieme agli altri, anche sotto casa troviamo il modo di esprimerci. Io personalmente, per il lavoro che faccio, è un continuo. Alle volte la sera faccio un consuntivo e mi accorgo che immodestamente ho dato aiuto disinteressatamente a tante tante persone, ma tutto ciò mi arricchisce, mi riempie di gioia ed è un input per continuare a farlo meglio. Infatti lei ha messo proprio, ha mandato un messaggio molto importante, quello del sentirsi importanti. Il donare ad altri significa poter disinteressatamente, soprattutto significa veramente arricchirsi internamente, soprattutto oggi in questo mondo dove il contenuto principale sono i disagi, la sporcizia e il non interessarsi all'altro. Un'associazione di volontariato come questa non deve essere altro che non bisogna fare altro che promuoverla affinché altri vi si possano avvicinare, vero? Esattamente. È giusto che ci sia un ricambio, perché noi ci facciamo un pochino vecchietti nel tempo, non tanto, ma ci vuole molta forza, soprattutto nelle braccia, per aiutare a cercare di aiutare il prossimo che è meno indigente. Io nel mio piccolo, siccome a Lourdes ho fatto dei corsi per ci hanno insegnato come muovere, come sollevare il malato, nel mio piccolo sto cercando di addestrare qualcuno, ma ancora è troppo poco. Ci vuole che molta gente, soprattutto giovani, si avvicini a noi. Noi siamo a loro completa disposizione, per cui faccio un appello: chi vuole avvicinarsi alla nostra associazione sa chi sono, sa dove mi trovo e possono benissimo venirmi a trovare, che io sarò ben lieta e felice di dare qualsiasi spiegazione e qualsiasi insegnamento per quello che so io. La ringraziamo. Oggi, nella giornata dell'amicizia, siamo qui con il presidente dell'Unitalsi, al quale, proprio per la sua grande disponibilità e dedizione a questa forma di volontariato, vogliamo chiedere da che cosa lo ha trasportato, qual è stato l'input iniziale che lo ha motivato a far parte di questa grande branca che è il volontariato. Ma innanzitutto è sempre stata la gran voglia, il gran desiderio che ho avuto di stare insieme agli altri, insieme alle persone che hanno bisogno. Il volontariato è innato, da sempre ho fatto volontariato, in particolare nell'Unitalsi, da quando sono a Gioiosa, tramite alcune persone di Gioiosa mi sono avvicinato maggiormente ed ho fatto per la prima volta l'esperienza di Lourdes. Era una cosa che mi ripetevo da anni che dovessi fare. Così sono arrivato e da allora praticamente tutti gli anni è un appuntamento fisso con... perché poi alla fine c'è quello che vorrei far capire, che non diamo niente, riceviamo e basta. E questa è proprio la vera poderosità del volontariato, il ricevere. E proprio attraverso, mi spiace ripetermi ulteriormente, attraverso il messaggio che il volontariato evoca, emana, comunica, quale è il messaggio che lei, signor Belfiore, manda, tramanda, trasporta agli altri e soprattutto come gli altri possono avvicinarsi a questa forma di volontariato? Innanzitutto bisogna sempre provare, avvicinarsi alle nostre associazioni. Noi stiamo cercando ultimamente di dare un impulso maggiore tramite anche la pubblicità, tramite i messaggi, ma anche tramite le esperienze dirette che raccontiamo in giro per quando si fanno gli incontri e quant'altro. La solidarietà è un qualche cosa che ormai va sempre più scemando e purtroppo vediamo poi quali sono le conseguenze a cui questo porta. Credo che sia importante che specialmente i giovani cerchino e tentino di riavvicinarsi a quello che è lo spirito che deve unire noi, persone fortunate tra virgolette, a quelle persone meno fortunate di noi, ai disabili, a quelle persone che hanno bisogno di noi, perché altrimenti sarebbero impossibilitate a muoversi, a fare quelli che per noi sono i gesti quotidiani della vita.
Come avvicinarsi è facile, basta rivolgersi a noi o anche altre associazioni che hanno come proprio compito istituzionale quello dell'aiuto e della solidarietà. E se vuole nominarne qualcuna di queste associazioni, in modo ecco che magari chi volesse farne parte possa magari così rivolgersi. Beh, innanzitutto è l'Unitalsi, che opera praticamente in tutti i comuni della diocesi di Patti, sono ben 43 comuni. L'Unitalsi non è solo trasporti ammalati a Lourdes, ma è anche condivisione nel restante periodo, oggi ne è una testimonianza, e condivisione con i disabili e con le persone sole, con le persone anziane. Ci sono altri gruppi tipo AVULS che operano praticamente nel nostro territorio e condividono i nostri stessi ideali. A livello di volontariato in genere possiamo citare l'AVIS per quanto riguarda il discorso della donazione di sangue, che opera, parliamo della nostra, quella che opera nel comune di Patti e nei comuni limitrofi, che nonostante abbia fatto dei passi in avanti ancora è molto, molto giù come donazione. C'è la Misericordia, la Fratres, che da poco è stata istituita anche a Gioiosa e anche loro, quindi dico, abbiamo un mondo variegato di possibilità di poter far parte di un'associazione per sentirsi vivi soprattutto e per cercare di donare qualcosa agli altri, in cambio riceveremo molto, questo è sicuramente un qualche cosa che posso affermare con certezza. Non è, ripeto, quello che dicevo prima, non siamo noi che doniamo, ma noi riceviamo e non immaginate quanto riceviamo ogni volta che siamo insieme a queste persone. L'Unitalsi a Gioiosa, da quanto tempo risale il periodo della nascita dell'Unitalsi a Gioiosa? Allora, l'Unitalsi intanto nasce come Unitalsi diocesana di Patti. Il gruppo di Gioiosa è un gruppo che praticamente fa riferimento ad oltre, credo oltre 30 anni, 30-40 anni fa, come nascita proprio del gruppo. Una delle presidenti del passato dell'Unitalsi, un mio predecessore, è stata la signorina Orioles, che per tanti anni è stata il presidente dell'Unitalsi di Patti. Quindi questo significa che a Gioiosa è sempre stata molto radicata l'Unitalsi anche come gruppo, cioè un gruppo coeso. E questo grazie appunto anche al lavoro che hanno fatto, ripeto, la signorina Orioles e poi chi è venuto dopo e quindi ha mantenuto alto sempre il nome un ringraziamento particolare alla dottoressa Saggio, che è sempre pronta e sempre... È sempre pronta, è sempre attenta, precisa, è precisa, ed è il nostro punto di riferimento perché praticamente è sempre presente. Quindi volevo chiederle un'altra cosa, i programmi futuri, che cosa pensate di fare nel proseguo della vostra attività proprio per poter coinvolgere sia la persona non abile, disagiata, con problemi relativi anche alla sfera mentale e quanto comunque potete lavorare sulla gente che è legata alla solitudine, che è legata al non contatto umano. Quali sono questi futuri programmi? Per quanto riguarda il 2006, uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi, e questo devo dire non solo l'Unitalsi, ma un po' tutte le associazioni di Gioiosa, ma soprattutto i ragazzi di buona volontà di Gioiosa, uno degli obiettivi era quello della realizzazione del pranzo di Natale, cioè il giorno di Natale organizzare un pranzo presso una struttura del comune, con il patrocinio anche del comune, per poter ospitare e stare insieme alle persone sole, alle persone con disabilità e a tutti coloro che comunque vorranno essere vicini a noi. E questo è un progetto al quale ci stiamo lavorando
e che speriamo di poter portare in porto. Come Unitalsi avremo a ottobre un ritiro spirituale nostro per poter meditare un attimino e per poter pensare di iniziare il nuovo anno con nuova forza e con nuovo spirito di gruppo e di squadra. Gli obiettivi che ci stiamo proponendo, oltre quelli che sono i classici obiettivi, i pellegrinaggi a Lourdes che avremo, vedrà l'anno prossimo ci saranno anche ulteriori stimoli, perché avremo dei corsi di formazione per il personale, perché non dimentichiamoci che lavorare con i disabili, avere a che fare con le disabilità significa anche cercare di essere il più professionali possibili, perché il solo amore purtroppo non basta, è la spinta principale, però da solo non basta, deve essere anche accompagnato dai gesti giusti, dalle parole giuste, perché a volte il troppo amore può far male. E quindi stiamo pensando a dei corsi di formazione che faremo sia a livello sezionale che a livello di sottosezione, oltre poi ai vari momenti che avremo di sempre incontri per stare insieme, campi scuola fine giugno, primi di luglio a Castello Umberto e quant'altro, anche perché il programma vedrà la luce sicuramente verso la fine di novembre, primi di dicembre. Uno dei momenti molto importanti, mi ritorna alla memoria pur se non ero fra i presenti, è stato proprio un avvenimento appunto che avete trascorso quest'anno a Roma in compagnia del Papa, ricordo male? No, in effetti il pellegrinaggio a Roma, abbiamo fatto un pellegrinaggio a Roma a metà giugno, 13, 14 e 15, perché il 15 eravamo presenti a Piazza San Pietro alla udienza pubblica del Santo Padre, e poi abbiamo avuto la fortuna proprio di essere ricevuti proprio con i disabili, con le nostre carrozzelle e con gli accompagnatori mentre il Papa passava, che praticamente stringendo la mano a tutti, e sono stati momenti indimenticabili soprattutto per i disabili, perché penso che non scorderanno mai questo momento così particolare, e questo è stato forse uno dei momenti che mi ha dato più gioia, perché vedere queste persone così ripaga un po' di tutti i sacrifici che uno fa durante l'anno. Alla fine di questa intervista un ringraziamento particolare lo vorrei dedicare al villaggio Capo Calavà, al signor Agnello, che così come l'anno scorso e così come sempre si dimostra molto sensibile nei nostri confronti e mette veramente a disposizione tutto quello che può con generosità e senza limitazioni. Quindi un grazie di cuore al villaggio Capo Calavà che ci ha ospitati quest'anno e negli anni passati. Grazie. www.gioiosani.it, ringrazio il signor Belfiore Roberto e arrivederci a presto, come si dice in tutte le grandi interviste.